Raccontare un concetto astratto attraverso una forma di comunicazione anche d'arte, se si vuole, come lo è il video, è una sfida sicuramente, soprattutto nella capacità di ideare un concetto, scriverlo, produrlo, post-produrlo, quindi l'immagine insieme al tema sono una grandissima sfida. Credo che in particolare la sfida sia proprio nell'immaginare il concetto e cercare di renderlo reale attraverso poi appunto la struttura di un contenuto video che possa in qualche modo affrontare anche uno storytelling nel racconto, quindi sicuramente questa è la grande sfida. Io interpreto il concetto di protezione come una necessità umana, trasversale, comune a tutti e la interpreto proprio in quella emozione di cura, di sentirsi curati e protetti che poi si ritrova anche nelle piccole attività di tutti i giorni. Poi il concetto di protezione però anche attraverso un prodotto assicurativo nella vita di tutti i giorni credo che viva quasi nel prevenire, no? Quello che può accadere, quindi immaginare, si ritorna nel concetto un po' di immaginazione che poi abbiamo ritrovato anche nei video che sono arrivati e quindi in qualche modo ecco, la immagino come un'attività di tutti i giorni che può essere prevenuta, raccontata anche attraverso un contenuto video. C'è stata tantissima partecipazione, la curiosità anche che in qualche modo trapelava attraverso i contenuti video che abbiamo ricevuto, quindi sicuramente la partecipazione, la curiosità, ma anche quella voglia di mettersi in gioco a prescindere appunto dal mezzo. Il bello è che sono arrivati contenuti video girati attraverso strumenti professionali ma anche amatoriali e il comune denominatore era veramente questa, da una parte curiosità che trapelava ma anche voglia di mettersi un po' in discussione. L'opera di Alessandro Brombin, Non succede, ma se succede, già nel nome, no? Un po' si capisce qual è forse il punto differenziante di quest'opera. Alessandro ha giocato tutto sull'ironia e quindi a mio avviso ha avuto questa grande capacità di raccontare la protezione assicurativa con un linguaggio che arriva veramente a tutti e anche a livello qualitativo, comunque un video semplice, immediato, diretto, che può vivere online, può vivere in TV, questo mi ha estremamente colpito e insomma sono anche felice che abbia vinto.